Osservo. In parte. Buonasera a tutti, un saluto a tutti i presenti, ma un saluto particolare ai rappresentanti dell'Udinese Calcio che ci hanno onorato stasera di essere qui nella nostra cittadina. Cosa dire? Io sono stato in qualche maniera, voglio dire, soddisfatto proprio da questo accordo che è stato fatto tra PT Brancaleone e Udinese. Per quale motivo? Perché un po' va nella direzione di quello che l'amministrazione comunale intende e ha inteso fare per quanto riguarda i giovani, i bambini e i giovani che per avvicinare allo sport. Ecco, quello che mi interessa proprio è questo. Credo che questo tipo di accordo, di collaborazione con l'Udinese possa in qualche maniera avvicinare ancora di più qui a Brancaleone i bambini, i ragazzi allo sport e all'aggregazione sociale. Aggregazione sociale intesa come possibilità per i bambini che non sono in qualche maniera integrati o ben integrati, di essere integrati nel tessuto sociale brancaleonese e quindi non essere lasciati da soli. Questo è il mio auspicio, diciamo, l'auspicio che io posso fare da un punto di vista dell'amministrazione. Poi mi inorgoglisce anche il rapporto, mi inorgoglisce anche per quale motivo? Perché l'Udinese Calcio è sicuramente una delle squadre più importanti in questo momento della Serie A, è una squadra che ha puntato e punta e sta puntando sul settore giovanile, tant'è che riescono a formare e sfornare proprio talenti a ripetizione, tanto da un punto di vista del bilancio, da creare continuamente delle plusvalenze dalla vendita degli stessi e delle società praticamente più grandi e avere un bilancio sempre in attivo, forse il più florido dei bilanci delle squadre di Serie A. Per quanto riguarda, insomma, i capi, cercato di leggere questo programma Udinese Academy e devo complimentarmi con il rappresentante dell'Udinese, perché sono tanti i servizi che praticamente l'Udinese pone, cioè, cerca di dare alle associazioni, alle società che si affiliano, che sono affiliate. Quello che più mi ha entusiasmato in prospettiva è la possibilità di far creare, di svolgere un Udinese Camp qui nel paese di Brancaleone, in maniera da coniugare in qualche maniera lo sport e la promozione turistica, perché in quel caso credo proprio che verranno a Brancaleone un sacco di bambini con i genitori e quindi riusciremo a promuovere il territorio da un punto di vista turistico. È chiaro che noi, qualora si dovesse fare un Udinese Camp, metteremo a disposizione tutte le strutture sportive e cercheremo praticamente di patrocinarlo e di affiancarvi in questa iniziativa. Adesso passo praticamente la parola al sindaco per un saluto. Grazie, buonasera a tutti. Ovviamente, come diceva Preleggio, l'assessore dello sport, è un motivo di orgoglio, una gratificazione qui avere Udinese Calcio come rappresentanza. C'è Paolo Poggi, che è un curator rinomato, insomma, che io ricordo con molto piacere, ci sono gli altri ospiti graditissimi qui a Brancaleone. È una affiliazione, un progetto nuovo, come parlavamo poc'anzi in via informale, un progetto nuovo che sicuramente avrà dei risultati, delle ricadute importanti su Brancaleone, anche su tutta Italia, visto e considerato che non è ovviamente un'esclusiva dell'Udinese Calcio, ma è anche una cosa estesa a tutte le altre società calcistiche. Però io ritengo che l'Udinese Calcio, per la progettualità ormai consolidata che nel corso degli anni ha saputo svolgere in modo adeguato su tutto il territorio nazionale, ma non soltanto in Italia, ma anche
in tutta Europa e nel mondo, tant'è vero che una società, come diceva il dottor Leccio, una società florida da questo punto di vista, ha saputo e sta svolgendo una importante attività di marketing che la contraddistingue nei confronti di tutte le altre società. Tant'è vero vedere qualcosa che l'inglese lascia, che non ha capito o forse non ha ben compreso. Anche questo, quindi questo può essere una realtà per tanti ragazzi e spero che questi ragazzi, una maggior parte, siano ben appresi. Grazie. Chiedo il permesso al Presidente della Provo. Buonasera a tutti e a tutti presenti, ringrazio per l'invito l'assessore Gianni Loris Leggio e anche Nello Panariello, che mi hanno invitato questa sera per la presentazione di questa affiliazione con la squadra, la società sportiva dell'Udinese. Purtroppo per impegni che sono sopraggiunti all'ultimo minuto non posso prendere parte fino alla fine di questa importantissima manifestazione e mi scuso già in partenza. Dunque io volevo augurare veramente che questa iniziativa possa valorizzare i ragazzi, i bambini, qua si parla veramente dei bambini e noi, come io, essendo giovane, crediamo moltissimo nei giovani affinché loro possano crescere nel sano rispetto di regole, anche sportive, perché lo sport aiuta sicuramente i bambini a crescere in un universo molto molto diverso dalla strada, da quello che è la strada. Ho preso qualche appunto giusto prima per non dimenticare niente, insomma, il senso del messaggio che io voglio dare a nome mio, ma a nome di tutta la Provoco. Questa giornata è una giornata importantissima e di grande pregio e di importanza sportiva soprattutto. Vorrei esprimere le congratulazioni a tutti coloro che si sono sempre impegnati per amministrare la società sportiva del Brancaleone, che da anni è impegnata ed è caratterizzata anche da straordinari successi. Il Brancaleone ha avuto un ruolo di primo ordine nel contesto sportivo del calcio, in provincia così come nell'intero territorio regionale. Da Brancaleone molti giocatori hanno intrapreso strade di successo anche in altre squadre del nostro territorio nazionale, portando così il loro talento al di fuori del nostro comune. L'impegno costante dei dirigenti, che hanno saputo cogliere doti e capacità di ognuno, hanno esportato così questi giovani all'esterno di Brancaleone, quindi all'esterno del nostro confine comunale. Questo è un giorno importantissimo, un impegno con la società sportiva dell'Udinese, un evento sicuramente che onora non solo i giocatori della nostra squadra locale, ma anche tutti i cittadini e gli amministratori, impegnati da sempre a sostenere tutte le iniziative della squadra e cercando di sostenerli anche in ogni situazione. Orgogliosi quindi del lavoro intenso che c'è dietro alla preparazione di ogni atleta, frutto della passione che ogni dirigente mette in favore della squadra e del singolo individuo. Il calcio è una forma di attività sociale importante soprattutto per i bambini che si avvicinano a questo sport, con interesse e passione che li porta ad imparare regole di rispetto e sani principi sportivi e li porta anche, come ho già detto prima, al di fuori di contesti sociali spiacevoli che non mi va qui di elencare. Il mio augurio pertanto è che i rapporti tra le due società sportive possano essere un volano di crescita ancora più grande sia per i giovani e sia per la cittadina, da sempre aperta a iniziative di questo genere, lodevoli, devo dire. E tutto questo spero che possa apportare un valore aggiuntivo per ambedue le società che operano nei territori regionali, sia dal canto nostro sia dal canto vostro, e promuovere così quello che sono le risorse locali reciproche. Quindi mi auguro un buon lavoro a tutti e complimenti veramente. Grazie. Quindi prima di concludere chiedo praticamente se qualcuno vuole porre qualche domanda. Mi sembra che sì.
ripeto un po' qualche... Sì. Allora, Udinese Academy è un progetto nuovo? Se sì, da quanto tempo è partito? E quanti sono i punti di comunque riferimenti in Calabria? E in più i contratti di collaborazione in prima battuta quanto durano? Nel senso che se c'è una specie di prime test, perché poi uno si può anche sbagliare nella scelta e quindi fare un passo indietro, o comunque mettere la parte scelta nella condizione di far bene oppure va fuori, quindi diciamo, ecco, diamo se possibile avere informazioni di più in questo senso, grazie. Sì, il progetto Udinese Academy è nuovo, nasce dalla volontà della famiglia Pozzo e di Massimiliano Ferrigno, che è anche proprietario dello sponsor tecnico di Udinese, che è HS, e un tentativo di Udinese di penetrare nelle società dilettantistiche per, come dicevo prima, portare l'esperienza di una società professionistica e far crescere i ragazzi. Da parte di Udinese è anche una maniera di fare scouting e naturalmente Udinese è riconosciuta a livello mondiale per la capacità di scovare dei ragazzi meno conosciuti e di arrivare per prima dove tante altre squadre non arrivano. Stesso proposito ce l'ha per quanto riguarda il territorio nazionale. Le affiliazioni, i contratti di affiliazione sono annuali, perché noi vorremmo che alla fine della stagione sportiva 13-14 si possa eventualmente prolungare il contratto perché sia reciproca soddisfazione. Naturalmente noi vorremmo che le società, come dicevo, siano soddisfatte e che abbiano voglia, che ci chiedano di andare avanti nei rapporti, altrimenti sono liberi di dire non ci è piaciuto come avete operato, preferiamo continuare quello che abbiamo sempre fatto. Da parte nostra ci deve essere la stessa attenzione, in un certo senso la stessa osservazione, però naturalmente per quanto riguarda la Calabria sarà fatta da Ciccio che fa il responsabile tecnico, e noi certamente continueremo a monitorare affinché la società segua questo tipo di collaborazione, perché comunque vogliamo che il nome Udinese sia comunque un nome che sia rispettabile, che sia rispettato. Poi, come continuava la domanda? No. C'è una presenza massiccia, stiamo registrando, ecco, di affiliazioni da parte della Calabria, sono 24. Ma non sono in aumento? No, è importante, ecco, come presenza. Il territorio, su questo posso dire, il territorio credo in modo molto equo. Io avevo sentito 40 o addirittura 50. No. Allora vi spiego, voglio spiegare in dettaglio come l'ho spiegato anche prima. Noi abbiamo avuto un colloquio molto importante quando siamo andati a Udine, no? Abbiamo parlato e abbiamo fatto capire il territorio e quello che volevamo fare per il territorio, non solo a livello di cercare i ragazzi nelle grandi città o meno. Abbiamo detto, guardate che nelle grandi città magari, sì è vero, c'è più gente, no? Ma non è detto che ci sia il campione, perché c'è più quantità di gente da poter, diciamo, visionare attraverso le scuole calcio. Abbiamo detto che di solito i campioni nascono anche in posti meno impensati, no? Se noi andiamo a fare un'analisi del territorio che abbiamo fatto, si vede, no? E si deduce anche quello che abbiamo fatto. Vi spiego, noi nella zona qua di Reggio, nella provincia di Reggio, abbiamo fatto 6 società, fra cui 5 di un'altra ancora è da completare, perché vogliamo visionare bene e vedere la documentazione, quello che ci propone. Tra le 5 siete Gioiosa Ionica, a salire abbiamo voi, poi abbiamo
il Borgo Grecanico, abbiamo la Bellarese e poi a scendere abbiamo, fra virgolette, la Bagnarese che è solo i contatti e poi abbiamo il Real Gioia con i Fratelli di Romano. E credo che noi il territorio in questa maniera, per quanto riguarda le caratteristiche del territorio, abbiamo, diciamo, messo a posto. È vero, non è completa se noi andiamo a visionare anche l'interno, no? Della provincia di Reggio, però abbiamo dato dei tempi in modo che queste società affiliate possano crescere in questo progetto e poi loro diranno, tra virgolette, diranno ampliate, perché è giusto che anche il territorio interno venga conosciuto insieme a loro, come ha già parlato con qualche dirigente, no? Di dire cosa ne pensate di questo paese, può crescere anche perché ha diritto di crescere, perché ha una posizione diversa dalla vostra, non verranno mai sul territorio qua. E abbiamo fatto questo, ma prima di arrivare a questo, vi dirò anche poi le altre province, abbiamo dovuto anche far capire le situazioni. Ti ricordi, Paolo, quando siamo arrivati il primo giorno là a Udine, cosa ci hai detto? 10 società sono più, è quello che possiamo gestire in Calabria. Io ti ricordi cosa ti ho detto? Era la prima volta che ci vedevamo. Ti ho detto non è possibile, Paolo, il progetto non può partire così. Perché il territorio, 10 società, noi non facciamo nulla, non prendiamo nulla dal territorio. Non possiamo dare visibilità alla Calabria con 10 squadre. Tu mi hai detto allora parliamone, vediamo un attimo, perché Paolo, anche se non si è presentato, sì, è il responsabile tecnico dell'intero progetto per quanto riguarda l'Italia. Perché il progetto sono sicuro che prima o poi prenderà piede anche fuori dall'Italia, questo è il mio auspicio, ma sono sicuro che sarà così. Quindi abbiamo fatto questo, abbiamo parlato con loro e grazie anche all'interessamento di Esposito abbiamo creato due gruppi di allenatori, questo ne vorrebbe ne parla lui poi, no? Abbiamo creato due gruppi per poterli gestire, per poter far sì che, diciamo, il territorio sia coperto interamente senza lasciare nessuna squadra, senza le visite e senza la programmazione che devono fare. Quindi era questo. Comunque non è affatto vero che ci sono 40 squadre, non credo nemmeno nel futuro che ci saranno 40 squadre, vorremmo allargare soltanto nei territori interni dico, ma non penseremo mai di farne uno, tra virgolette, fra Brancaleone, cioè Cesa Ionica, o fra Brancaleone e la Nuova Merito, cioè Merito del Borgo Grecanico, per dirne una così. Perché noi vogliamo costruire, non mettere uno contro l'altro. Chi fa parte di questa famiglia, e quando ho parlato con loro, ho parlato di fare veramente una famiglia e un'aggregazione, dove tutti possono dire la loro, dove tutti devono mettere qualcosa di loro, in modo che veramente possiamo andare avanti su questo progetto. Non è un progetto completo, però l'idea del progetto c'è nell'interesse. Per ognuno di noi, se portiamo qualcosa a questo progetto, lo arricchiamo, lo portiamo sicuramente ad arricchire. Le altre, comunque, giusto per correttezza, dico delle altre province, la provincia di Vibo ne ha fatte due, noi dovevamo farne tre, però non siamo riusciti a metterci d'accordo nel senso buono della parola con un'altra di queste qua. E quello una è la Junior Europea, l'altra è quella di la Ionadi, Real Ionadi nel Maresciallo Cardini, questa qua. Poi per scendere giù a Catanzaro ne abbiamo fatti 8 e le spiego perché Catanzaro. Perché quando il progetto è partito era dedicato soltanto a una provincia, no? Perché volevamo fare la prova per vedere se questo progetto poteva attecchire e nello stesso tempo poteva essere, voglio dire, volano per le altre province. Ma appena che siamo partiti, loro hanno visto il risultato che c'è stato e hanno detto allora facciamolo, non facciamo altre regioni, però facciamo la Calabria in modo completo. Se voi vedete, la Sicilia non fa parte di questo progetto. Perché se non siamo in grado di poterli gestire tecnicamente i progetti, non servono farli, perché non possiamo lasciare qualcosa soltanto sulla carta e non farla poi materialmente. Questo abbiamo fatto. La provincia di Catanzaro ne ha 8, se volete vi dico anche i nomi. La provincia di Crotone ne ha 3, per quanto è il territorio, alla Big Sport Crotone, a Ciro Marina e a Rocca di Neto. Certamente andava fatta anche la parte più bassa, tipo Cariati, eccetera, ma non avevamo il numero sufficiente per poterla fare, cioè vuol dire come società da affiliare. Cosenza ne ha 25 nel territorio,
da Castrovillari a Montalto, ad Amantea, Amantea, Montalto, Piano Lago Manconi, che deve dare risposta, diciamo che là, no? E l'altra, San Giovanni in Fiore, mi chiedo scusa, ma abbiamo fatto tutto il territorio cercando di posizionare nel migliore dei modi, ma certamente come facciamo a facciamo rimangono sempre fuori una fetta di territorio, perché le squadre da 10, dopo sono passati 15 barra 20, ti ricordi Paolo? Poi da 15 barra 20, grazie, te l'ho detto, alla progettazione fatta anche da Esposito, che poteva coprire il territorio con 6 allenatori, no? 6 allenatori. No, Esposito no. No, no, posso rispondere? Sì, sì. Cioè, secondo lui è abituato ai microfoni, non li molla più dopo. Credo di no, perché ho detto cose di sale. Allora, la domanda sua, siccome ci conosciamo da vecchia data, è stata diretta, ha voluto dire, se tu affili 30-40 squadre, tecnicamente, come sei? E questa è la domanda sua, non voleva sapere dove siamo andati. Allora, la mia risposta è, 24 squadre, per 6 allenatori sono 2 staff da 3 allenatori. Noi divideremo la Calabria in nord e sud. A sud ci saranno 12 squadre, a nord 12 squadre. Lo staff da 3, nel nostro staff ci saranno Massimo Scevola, Salvatore Cangemi, Luigi Gemelli, Antonio Rotundo. E sono ragazzi preparati, hanno UEFA B e ISEF, Francesco De Luca e Francesco Parrotta. Vi dico questo perché o UEFAB o ISEF, Scienze Motore o l'Udinese, non li tiene in considerazione. Noi andremo a seguire queste squadre, le 12 a sud, le andremo a seguire con 3 tecnici e faremo una visita mensile. Perché per 12 visite a sud noi faremo lunedì, mercoledì, venerdì per una settimana e ci saranno 12 visite. Abbiamo concertato questo con l'Udinese perché l'Udinese, prima di portarci alle 24 squadre, ha voluto la garanzia tecnica, perché l'Udinese ha fatto questo progetto per il tecnico. Abbiamo dato le nostre garanzie, abbiamo fatto 2 staff, 6 allenatori, siamo in 7 perché c'è pure la riserva. Voi vedete perché la riserva? Perché in inverno una febbre, un problema, ci dobbiamo presentare sempre in 3, perché professionalmente dobbiamo stare sempre in 3. Non arriveremo mai una persona per sbaglio a oggi ci sono io, perché decade il progetto. L'Udinese non vuole questo, quindi ti ho dato la risposta sulle 24 figlie. Questi tecnici vorranno assillare quelli in guida. Allora, ti spiego subito, noi abbiamo già mandato sia il curriculum che i documenti di questi 6 allenatori, perché dovranno salire con me per le linee guida. Questi allenatori, quando scenderanno, avranno ben impresse nella mente, nel loro bagaglio, le linee guida. Vi porteranno la sapienza dell'Udinese Academy. Si metteranno a vostra disposizione e faranno 4 giorni, stiamo concertando anche con Paolo a fine agosto, non solo gli allenatori nostri avranno queste linee guida, ma anche gli allenatori delle scuole calcio, perché il Brancaleone potrà mandare 1, massimo 2 per problemi organizzativi a Udine, e andranno in 2 step consecutivi, sabato domenica, dove il sabato faranno 8/10 ore di teorico, se sbaglio qualcosa me lo dici Paolo. La domenica andranno in campo con l'allenatore dell'Udinese e all'inizio farà l'allenatore dell'Udinese l'allenamento, successivamente sarà l'allenatore del Brancaleone che andrà a fare un allenamento e così gli allenatori dell'Udinese gli daranno una valutazione. Quello sarà il nostro riferimento a Brancaleone e noi dialogheremo con quello perché lui avrà preso le linee guida. È normale che se c'è un allenatore giovane e bravo che è venuto a prepararsi e che sa, conosce le linee guida dell'Udinese, non potrò fare a meno anche dei consigli. Faccio l'esempio di Pippo La Face per quella giornata. Comunque, quindi, il settore giovanile o scuola calcio?
Noi abbracciamo tutto il settore giovanile con un riferimento che sono i giovanissimi, perché? Perché non vi possiamo far portare un ragazzo di 12 anni a Udine con genitori a seguito. Facciamo questo perché dai 14 anni in su sappiamo che i genitori, se avranno voglia di mandarlo a Udine, potranno tranquillamente firmare per mandarlo da solo. Il nostro riferimento è questo e crediamo che sia un'età fondamentale, quella dei 14 anni, per poter lavorarci ancora sopra il ragazzo. Volevo chiedere a Cuppari se avete tenuto in considerazione questo aspetto, ma chiaramente la gestione anche dei ragazzi, tra rappresentative, impegni di campionato e chiaramente anche questa Udinese. Buonasera, sì, è un aspetto che preso in considerazione, quindi se ci sarà l'opportunità che i ragazzi dovessero andare a Udine per degli stage, fare qualche provino, non ci sarà nessun problema, quello che sarà possibile nelle nostre possibilità, li metteremo fare il possibile che i ragazzi possano andare. I responsabili del progetto Udinese Academy per l'opportunità che ci hanno dato di far parte di questo progetto. Ringrazio il coordinatore tecnico nazionale Paolo Poggi, il mister Vincenzo Esposito, il responsabile per la Calabria Vincenzo Lamezza, e un ringraziamento particolare al responsabile nazionale Massimiliano Perrigno. Concludo con un augurio che questa collaborazione non duri soltanto un anno, ma spero che possa durare il più lungo possibile. Grazie. Passo la parola al mister della Pace che vorrebbe fare un intervento. Non volevo parlare, perché io... Fortunatamente il signor Vincenzo. No, volevo. Stavo facendo una riflessione poco fa, no? Quando parlavate voi. E questa collaborazione con voi è nata, questo è il caso. Noi eravamo con il direttore sportivo un provino del Trapani del Reggio e quel giorno si vedevano circa 300 ragazzi da Vizitalia. Parlavamo proprio di quello che abbiamo parlato prima con Ciccio, in mezz'ora, in un'ora, ed è presuntuoso pensare di avere un ragazzo e portarlo poi in una squadra professionista. Anche perché noi conoscevamo i ragazzi che, i mariti, i ragazzi calabresi che sono dato quel provino hanno fatto non certamente la bella figura, che sicuramente non è dipeso dalla loro volontà, perché portare a giugno, dopo un mese e mezzo, due mesi di sosta del campionato, non allenare, metterli in campo e farli giocare. Noi avevamo dei ragazzi che avevano fatto una bellissima figura, abbiamo avuto un ragazzo già con lo scambio, secondo me, e non per difendere il nostro ragazzo, è stato il migliore, ma non abbiamo saputo niente. Però chiaramente più che... No, io non credo a questi tipi di provini, però sai quando il ragazzo sa centrare, centinese, non puoi togliere la possibilità di sognare. E io poi abbiamo accesso, andavamo con un amico comune, Salvatore, e dice c'è questo progetto, tanto che facciamo? E dice lo porto in società perché qua prima di fare una cosa la decidiamo tutti insieme. E poi è andata lì. Poco fa io pensavo, la soddisfazione di essere accettati dall'Udinese, secondo me, insomma, essere tra le prime cinque della provincia, questa è una grandissima soddisfazione. E, però pensavo io, poco fa una riflessione, quasi per scherzo, ho avuto un po' di paura. Dico io sarei in grado di fare quello che l'Udinese ci chiede. Perché è passata la gioia, è passata il momento bello della scelta, poi c'è il lavoro sul campo che bisogna fare. E questo mi preoccupa tanto perché
dobbiamo cercare di essere in grado di seguire certi linee, certi discorsi. Mi gratifica e mi tranquillizza un po' il fatto che bisognerà seguire le vostre, ci metteremo sicuramente, no? Ragazzi ci metteranno sicuramente del loro, però avere delle guide, delle linee guida cui poter seguire e poi avere anche non solo la visita vostra mensile, ma alzando il tarifo e dire io non ho capito questa storia, non ho capito qualcosa, allora si può fare qualcosa di importante con i ragazzi. Il livello nostro l'anno scorso è stato un buon livello, considerando che era forse la prima esperienza. Noi abbiamo una grossa responsabilità, è stato un onore essere scelti, ma da questo momento in poi secondo me cominciano gli oneri, perché non si può far vedere i tecnici dell'Udinese e dimostrare di essere accettamente parlando del terzo mondo, con tutto il rispetto per il terzo mondo, no? E riferito solo al calcio, quindi è una grandissima responsabilità, però mi gratifica anche Agnello, che è una persona appassionata, una persona per bene, da sani vicini. È un grande onore che ci siamo presi. Una sfida. È una grande sfida. Di solito a me le sfide non è che dispiacciono, però di fronte a tanta esperienza e tanta professionalità, ecco quello che ho detto, io voglio sentire, voglio imparare, voglio fare. All'Udinese faccio anche i complimenti per aver scelto Ciccio. Lo ricordo da calciatore quando giocava contro De Pepe, era sempre. Però era un duro, era uno che si impegnava tantissimo e quindi lo ringrazio anche Ciccio, ringrazio anche voi. La mia speranza è che si possa essere in grado. Io non ho la presunzione di dire mi auguro che l'anno prossimo esco a due giocatori del Parma. Questo è un progetto che secondo me i frutti potranno essere dati da 2 o 3 anni, anche perché abbiamo ragazzini piccoli, quindi è un processo di crescita che i ragazzi devono fare. Però se l'Udinese a fine anno, se l'Udinese a fine anno porterà a vedere i ragazzi nel settore giovanile calabresi, per noi di Brancaleone sarà lo stesso una grandissima soddisfazione, perché si dà la possibilità ai ragazzi calabresi di andare in un grande club, in una grande situazione importante. Io sono allenatore della prima squadra, però è chiaro, ho un vizio brutto io mi leggo alle persone, credo in certi valori, sono un sentimentalone, per cui se l'amico Agnello vorrà una mano, io tra tutti gli impegni che ho, perché anche il gravoso impegno della prima squadra, e questi vogliono i risultati, altrimenti mi caccia, e però una mano gliela darò. Voi forse non lo sapete, la domenica abbiamo una giornata dedicata completamente all'Avis, dove la prima squadra e il settore giovanile saranno presenti. Doneremo e anche i ragazzi dovranno essere presenti, perché dovranno capire qual è il senso della solidarietà di questi gesti. La mia paura è la mia anche umiltà, se siamo in grado di vincere questa sfida, questo, perché io conosco gli amici dirigenti, sono tutta gente per bene, gente che mantengono le parole. Mi auguro che noi altri tecnici con i ragazzi possiamo dimostrare veramente di essere all'altezza, perché la preoccupazione allora è questa: passata la gioia, passata la festa, adesso resta il lavoro da fare. E vi chiediamo a Ciccio, ma anche gli altri tecnici, che conosco, Salvatore e altri, di starci vicino e di aiutare gli istruttori della scuola calcio a crescere per poter lavorare in sintonia e in simbiosi con voi. Bene, grazie. Comunque complimenti per l'umiltà, perché questo secondo me il 50% già del lavoro è stato svolto. L'umiltà è una cosa molto importante, non tutti ce l'hanno, questo è importante, complimenti. No, una domanda, io prima parlavo dell'Udinese Camp e voglio così delle promesse che voi vogliono poter darmi, però una delucidazione sulla possibilità di farlo e come potete può essere fatto. Grazie. Lo può organizzare la società senza nessun vincolo particolare, se non nel fornire la massima
assistenza e sicurezza ai ragazzi che vogliono partecipare, per cui basta solo programmarlo per tempo, chiedere a Udinese Academy la possibilità di farlo e dopo l'organizzazione è completo appannaggio della società. Vedremo di organizzarci con la società per poter essere qui a prendere. Adesso al sindaco la parola per le conclusioni. Io ho recepito positivamente questi messaggi che sono stati lanciati. Una cosa, una riflessione l'ho fatta. Nulla avviene per caso. Nulla avviene per caso perché effettivamente quando si raggiungono dei risultati importanti, mi rivolgo soprattutto sia all'Udinese Calcio sia alla Brancaleone, quando si raggiungono risultati importanti significa che c'è sotto un'organizzazione importante, un'organizzazione capillare, ma soprattutto c'è altro, ci sono dei valori. E dalle parole sia di Poggi, Esposito, il signore che mi scuso finalmente in questo momento, ho notato che c'è un grande entusiasmo, c'è il senso di appartenenza, c'è la volontà di fare, c'è soprattutto la convinzione in quello che si fa, c'è un entusiasmo importante che è contagioso. Se manca l'entusiasmo, c'è quel senso di appartenenza, quell'orgoglio di fare, di raggiungere dei risultati, non si arriva da nessuna parte. Quindi l'organizzazione è importante. L'attività di marketing è importante, ma assolutamente importante l'entusiasmo, la voglia di fare, la convinzione di fare e quella volontà, perché una scuola calcio è una palestra di vita per i ragazzi, perché si aggiunge sia al cielo importante della famiglia, si aggiunge al cielo importante che può essere qualche associazione sul territorio, può essere la chiesa, ma l'attività sportiva è un'associazione sportiva, può dare degli insegnamenti ai ragazzi, insegnamenti positivi che possono valere sia al momento nello sport, ma possono avere una valenza importante in proiezione futura, perché possono essere ragazzi in quel momento, può essere sono uomini dopo, con valori importanti. Quindi sono rimasto favorevolmente impressionato da questo discorso, il senso di appartenenza del Brancaleone, dei dirigenti, dei ragazzi, degli allenatori, di tutti coloro che fanno parte dello staff del Brancaleone, lo sapevo già, dei ragazzi che giocano da anni nella squadra, lo zoccolo duro, che partecipano da anni alle attività della squadra, lo sapevo perché c'è qualche senso di appartenenza, quell'orgoglio di partecipare alla squadra, di vincere le sfide, ma mi ha impressionato, lo dico davvero, impressionato l'entusiasmo dei rappresentanti dell'Udinese, e l'entusiasmo significa avere quelle emozioni, quel sentimento che poi bisogna trasmettere agli altri. Senza entusiasmo, senza sentimento non si fa nulla, quindi nel momento in cui c'è questa volontà, questo entusiasmo, questo sentimento, si possono alimentare dei sogni e poi i sogni si possono tradurre in bella realtà. Grazie a voi. Non lo so, sono delle targhe, vediamo. Questo è per voi, l'Udinese, per il Grazie.
capitale che io non ho messo. Tu eri un buon attaccante, tu eri un bravissimo. Tu eri un discreto attaccante, Paolo. È vero, Giorgio? Grazie. Bigia, vieni Gianni, venite, no. Avvocato. Il sindaco, sì, c'è. Cioè. Mister. Avvocato, ascolti. Avvocato, vedete, caro. No, davanti a me, non c'è la pacienza. Non c'è la pacienza. L'ho preso sul mercato. Non perdere di cazzo. Grazie.